Ciao, sono Silvia Gazzotti e oggi ti voglio parlare di personal branding. Come farlo? Da dove cominciare? Che cosa vuol dire questa parola? Il personal branding non è altro che tutte quelle che sono le caratteristiche, competenze, capacità, talenti, quindi le cose che rendono uniche un professionista, una persona, perché si parla di personal, che quindi poi andrà a comunicare la propria professionalità attraverso dei mezzi di comunicazione. Il concetto è quello di costruire un brand di se stessi, evitando di mettere tutta la propria personalità e tutto se stessi dentro questo brand, ma scegliendo alcuni aspetti unici, particolari, speciali e magari interessanti anche per un potenziale pubblico, per poter poi costruire di conseguenza la comunicazione. Si capisce da questa definizione che il personal branding parte dal personal e quindi dalla persona stessa, da chi sono io, dalle mie caratteristiche, dalle mie capacità e talenti, come dicevamo prima, per poi costruire tutto il resto. Un errore che spesso viene fatto è quello di partire invece proprio dagli aspetti di comunicazione. Mi viene in mente una persona che si mette in proprio e che di solito le prime cose che fa è un logo oppure costruire un sito, quando ciò che dovrebbe essere fatto prima è invece una riflessione potente e profonda su chi sono come professionista e chi voglio diventare. Quindi lavorare sui propri punti fermi e sulla propria vision per capire che cosa vogliamo comunicare. Molto spesso quello che è il branding, quindi quello che è la marca, si capisce meglio con i grandi brand proprio. Cioè, se noi vediamo un'azienda, probabilmente siamo in grado di riconoscere anche quali sono i valori, le caratteristiche che questa azienda sta mettendo nella propria comunicazione, nel proprio modo di parlare ai potenziali clienti. Quando invece dobbiamo lavorare su noi stessi, sul personal branding, sembra che diventi molto difficile fare questa operazione. Quello che lo rende complicato è proprio la nostra personalità, l'idea che il cliente debba accettare tutto noi stessi e che quindi forse nella comunicazione sui social o attraverso i mezzi di comunicazione, poi anche moderni e digitali, sia importante mettere tutto, quindi non solo il professionista ma anche la persona, che è un concetto vero, cioè se stiamo parlando di personal branding è giusto che ci sia la persona. Però questi aspetti devono essere selezionati. Prima devo decidere che cosa voglio fare, che tipi di sviluppi voglio dare alla mia attività, come sarà nei prossimi anni, che tipi di valori sono per me importanti, quali sono le mie caratteristiche, talenti, competenze, in cosa mi differenzio dagli altri, per poi decidere come comunicarlo, cosa comunicare e quali strumenti possono essere giusti. Ovvio, quando si parla di personal branding stiamo soprattutto riferendoci a dei liberi professionisti, quindi delle persone che lavorano in autonomia, ma questo vale anche per dei lavoratori dipendenti, nel senso che se un domani deciderò di fare carriera o voglio crescere nell'azienda o voglio cambiare azienda e quindi farmi trovare da potenziali selezionatori ed headhunter, devo stare attento ai tipi di messaggi e ai tipi di informazioni che do di me stesso sia nell'ambiente lavorativo che ad esempio con l'utilizzo dei social. Ricordiamoci, la comunicazione nel personal branding è l'ultimo passaggio. Prima di tutto dobbiamo partire da noi come professionisti e quindi fare un lavoro molto ampio su chi sono io e chi sono poi da comunicare. Come fare personal branding, come creare un proprio marchio, una marca personale partendo da se stessi. Se questo video ti interessa e questi argomenti vuoi che siano approfonditi, trovi comunque già molti spunti di riflessione sul mio sito, ad esempio sul mio canale Instagram.